Noi ci siamo riuniti in questa chiesa di San Lorenzo, nel quartiere Trasmazzaro, dove abitano molte famiglie di uomini del mare, perché vogliamo anzitutto congiungere idealmente e amorevolmente queste sorelle e questi fratelli sparsi di qua e di là del Mediterraneo, nel segno della fede nell'unico Dio che accomuna cristiani e musulmani. Da un lato bisogna dare atto al governo che sta impiegando le sue risorse migliori per venire a capo della complessa vicenda politico-diplomatica, anche se ci rendiamo conto che questo sforzo da solo non basta, come dimostrano i giorni che passano inesorabilmente senza che si intravedano segnali di movimento. Nello stesso tempo comprendiamo e condividiamo l'angoscia dei familiari e siamo consapevoli che le parole di conforto non bastano e la stessa vicinanza dimostrata a loro in più modi e in più circostanze hanno un significativo valore simbolico, ma non alleggeriscono di molto la pesantezza della loro pena e non risanano le ferite del cuore. Alla politica e alla diplomazia lasciamo il compito di sbrogliare l'intricata matassa, ma a noi spetta accompagnare tale lavorio con l'invocazione incessante a Dio perché dia valore ed efficacia a questa trattativa. Se abbiamo fede e se la nostra preghiera è continua, l'evento che attendiamo non potrà tardare. In questo contesto di preghiera, e quindi solo preghiera, non altro, chiediamo al governo con forza di non lasciare nulla di intentato e di cercare eventuali appoggi internazionali per vincere la rigidità dei governanti di Bengasi. Non si può perdere di vista che 18 vite umane non hanno prezzo e che qualunque soluzione, anche basata su un onorevole compromesso, deve essere ricercata bruciando i tempi divenuti ormai troppo lunghi e gravosi per tutti, per i prigionieri e per chi ne attende la desiderata liberazione. Ai marittimi detenuti assicuriamo la più affettuosa vicinanza e auguriamo una rapida fine della loro prigionia. Ai familiari provati da una sventura indicibile vogliamo rinnovare tutta la nostra solidarietà e la condivisione della loro sofferenza. Siamo disponibili a fare la nostra parte, tutti, in tutto ciò di cui possono avere bisogno. Alle istituzioni che si sono impegnate a dare aiuti alle famiglie, raccomandiamo di far presto perché il bisogno non aggravi ulteriormente la loro pena. Ai cittadini marzaresi, in particolare alla gente di mare, chiedo attenzione e vigilanza. Chiedo di non sentirsi tranquilli fino a che non potremo tutti riabbracciare i nostri marittimi finalmente liberi e restituiti alle loro famiglie. Siamo riuniti qua per fare una preghiera per Dio, e Dio nostro, e Dio vostro, e Dio unico, che chiediamo a liberare loro, perché siamo un momento molto angoscia, sia i familiari, sia i figli, sia mamma, sia papà, tutti, ognuna persona di loro ha 5, 6, 7 persone dietro che vivono male in questo momento. Per così preghiamo per tutti i 18 persone, sia cristiani, sia musulmani, sia italiani, sia tunisini, sia arabi. Siamo ormai una famiglia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Per il nome di Dio. Nas'alullah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Chiediamo a Dio, con tutti i nomi di Dio che ha, con tutti i profeti, messaggeri di Dio che ha mandato per questa terra, per fare giustizia, chiediamo a liberare i nostri fratelli, i 18 persone che sono prigionieri in Benghazi, in Libia.